Contribuire ad evidenziare e riconoscere le potenzialità della montagna anche a livello nazionale. Questo l'intento del costituzionalista bellunese d'adozione Daniele Trabucco, nominato tra i componenti del tavolo tecnico scientifico nazionale sulla montagna, nato su iniziativa del ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini. In particolare il costituzionalista, assieme ai vari professionisti coinvolti, contribuirà alla presentazione di un apposito progetto di legge da presentare al Parlamento sulla strategia della montagna. Io cercherò di portare sul tavolo insieme agli altri tre proposte fondamentali. Primo, quale idea di montagna da un punto di vista giuridico vogliamo? Una montagna non più vista come materia ma come politica pubblica e quindi come volano di tutta una serie di interessi fondamentali per il rilancio dei territori montani, protagonisti attivi e non più destinatari di politiche assistenzialistiche, volano che metta assieme il turismo, le infrastrutture e agevolazioni per il mondo delle imprese. Secondo, un riassetto di tutte le funzioni, sia sotto il profilo legislativo sia sotto il profilo amministrativo, che oggi sono troppo parcellizzate. Terzo, cercare di capire se l'articolo 44, comma secondo della Costituzione, che prevede un favor per i territori montani, consente alle province montane uno status particolare, un rafforzamento delle funzioni amministrative, l'elezione a suffragio universale diretto e quindi la possibilità di andare oltre la legge del Rio, la legge 56 del 2014. Imminente il lavoro all'orizzonte. Venerdì è stato convocato proprio il tavolo dedicato al progetto di legge che dovrà essere presentato entro la fine del mese di luglio al ministro, che poi ovviamente provvederà a fare gli ulteriori passaggi. Si inizierà a lavorare da subito e ci si confronterà proprio su questi temi, partendo proprio dalla definizione di montagna. Una nomina alla quale anche Unidolomiti, il ramo per l'università e l'alta formazione del Centro Consorzi, intende contribuire, essendo proprio il costituzionalista Trabucco vice referente del settore. Abbiamo deciso con il professor Trabucco di dare anche l'opportunità a chi volesse esprimere consigli di contattare noi o anche lui direttamente per poter poi portarle eventualmente in un tavolo tecnico.